Ok, abbiamo passato un altro paesino, cioè paesino, questa qui era più una vera e propria città, col nome, adesso il nome non me lo ricordo. Dovremmo essere quasi arrivati praticamente al confine, o sbaglio? Sempre dritto di qua, facciamo un pezzo di Svizzera praticamente. Devo ammettere che sono un po' stanchino, eh? Abbiamo fatto circa 150 km e un po' stanchino, un po' male al collo, alle spalle, alle gambe e al culo. Perfetto. Strada molto tranquilla, molto easy. Diciamo che non è emozionante dal punto di vista di guida, cioè non puoi andare forte, fare un pochino il TT su strada, però ha una vista che è mozzafiato, va che roba. Veramente bello. Roberta sta facendo 2 miliardi di foto nel mentre Gian guida. Ormai è ora di pranzo, quindi dovremmo fermarci a mangiare. Ho una fame da lupi. Poi chiaramente sentendo questi odorini qua di grigliata aiutano ad aprire un buchino lo stomaco. Ma vogliamo parlare del Velox, che ti sei schiviato per merito del camper? E lei ha visto il mio dito così e si è fermata? È andata di culo, di culo! Cioè, tutto calcolato, secondo me l'hai calcolato, perché non potevi non calcolarlo. Lì ho aspettato un attimo che il camper era lì davanti e ho fatto così. Metti, ti ha parato il culo il camper? E tu cazzo fa? Porca puttana! Ah, ecco perché. Poi tu hai fatto segno con la manina, lei è passata, gli faccio no, tacchiamo. Infatti mi sono rientrata. Sei brava. No, perché poi, minchia, riprendere la velocità per sorpassare, minchia, ce ne vuole con questa. Ok ragazzi, pausa fatta, abbiamo pranzato, panini, abbiamo bevuto, gelatino, buonissimo tra l'altro. E siamo quasi arrivati al confine con la Svizzera, quindi porteremo Akira e Eco al di là dell'Italia. Un traguardo niente male per anche lì, per Akira, un 125 spettacolare. Ringraziamo Giancarlo e Roberta per l'itinerario. Oh, questa strada qua già mi piace di più, un po' più di curve. Non vado fortissimo perché devo tenere la posizione, cioè voglio stare dietro di lei, quindi importante ragazzi quando si va in gruppo così selezionare, cioè scegliere sempre le posizioni giuste in base a vari fattori. I più inesperti solitamente vanno in mezzo al gruppo, come infatti Simona con Akira. Chi sa la strada chiaramente va davanti, però deve chiaramente non esagerare con un passo non troppo eccessivo, perché se poi gli altri non ci stanno dietro non va bene. Invece in questo caso, vabbè, io sono il più veloce, vabbè, non su strada conta ben poco, però avendo più cavalli rispetto agli altri, molto più potente, sta sempre dietro per non esagerare con la velocità. In questo modo è un po' più limitato, il che è una buona cosa visto che si evitano multe. Dopo il paesaggio del lago, ecco qua il paesaggio di montagna. Guardate qua che montagna là sopra, bellissime. Però che stradine, peccato che ci sono un po' troppe macchine, un po' di traffico, però belle, anche un bel asfalto. E anche un'altra piccola pecca è che non c'è la segnaletica per terra, quindi non c'è neanche la linea di mezzeria, però vabbè, più o meno si capisce, c'è un intaglio, quindi c'è un segno, quindi eccoci qua, dogana. Passati ragazzi, siamo in Svizzera.
comunque spettacolare, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Siamo riusciti a portare Akira in Svizzera. Pazzesco. E tra l'altro ha guidato lei. Dopo dei giri interminabili, perché abbiamo sbagliato 75 volte la strada, abbiamo fatto il giro. Mamma mia ragazzi, è stato un parto. Siamo tornati in Italia finalmente. Io sono a pezzi. Simona pure. Akira ha retto bene e Igo, come al solito, la parte di città per lei è come la criptonite per Superman. Ho un attacco di benzina, consumato un sacco, perché tutte stradine di città ho ripreso poco perché eravamo concentrati a non sbagliare strada, quindi era inutile che stavo lì, anche perché avreste sentito 200 milioni di santi caduti, che li ho chiamati praticamente tutti, più e più volte. Ah signore, regaleremo a Gianchi un tom tom nuovo o qualcosa di simile. Ora si inizia con la strada bella. Guarda, va che panorama spettacolare ragazzi, spettacolare. Ho una sete che mi berrei praticamente metà lago. Ce l'abbiamo fatta a tornare in Italia, sì! Ah. Tutto bene? Sono un attimo praticamente di tempo, aspetta. Vedi a prendere donne più anziane? È così. Ce la fai più, guarda io, tac, 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 senza mani. Camadasca, devo prenderlo, proletto, prima che lascio indietro Madame. Intanto la strada è questa, io arrivo. Minchia, t'ha passato quello e mi sarei incarognito con il 125 e devo andarlo a prendere. Naggia, oh. Chiesa, concentrata sulla strada, che di chi mi passa a fianco non mi interessa. Ok ragazzi, stiamo tornando a casa, certi pezzi non li avete visti perché comunque sia erano un po' noiosi. Abbiamo rifatto la strada dall'altra parte del lago, abbiamo costeggiato fino a un certo punto, diciamo la costa del lago, e poi abbiamo optato per un'altra strada un po' più interna e adesso praticamente siamo ormai nella stessa identica strada di prima dell'andata. Ci siamo divertiti, siamo stanchi morti, mancheranno ancora penso una cinquantina di chilometri. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games.